nel video di oggi andremo a vedere come funziona la nostra Brother VTR Innovis. Ora, come vedete, io la sto mostrando smontata, ovvero senza il supporto da ricamo. Perché? Perché vi volevo mostrare quindi come inserire il supporto. Per inserire il supporto, come prima cosa dobbiamo avere la macchina spenta, perché queste sono macchine molto grandi e pesanti, il che significa che quando dobbiamo fare dei spostamenti la macchina deve essere spenta. Se dobbiamo montare e smontare quindi il supporto da ricamo, la macchina deve essere spenta, se no altrimenti rischieremo di rovinarla. Se dobbiamo spostare la macchina, il supporto da ricamo deve essere smontato, in quanto già solo la macchina pesa tantissimo, col carrello rischieremo di sbilanciare il tutto, il che potrebbe poi rovinarsi gli attacchi e quindi poi non funzionare più bene. Quindi il consiglio è spingere la macchina, smontare il supporto, spostare la macchina, rimontare il supporto, accendere la macchina. Vediamo adesso come montare il supporto. Per montare il supporto è facilissimo. Qui sotto abbiamo questa, vedete questa che sto muovendo? Questa levetta. Quindi noi con la mano mettiamo la mano in questo modo. Vabbè, adesso non ci arrivo perché insomma ce l'ho in piedi. Comunque mettiamo la mano, la inseriamo qua dentro e andiamo a spostare questa leva e facciamo scorrere il supporto come fosse un normalissimo cassetto. Quindi l'appoggio così, lo faccio scorrere piano piano. Nel frattempo, ok, tengo quella levetta schiacciata e quando si è attaccato lascio posto, quindi è semplicissimo e facilissimo. Adesso andiamo a accendere la nostra macchina. Guardate quanto è bella quando si accende, questo rumorino così soft. Oggi andremo a vedere l'infilatura della macchina, andremo a vedere come caricare la spolina sottostante con tutte le precauzioni che bisogna prendere per l'infilatura della spolina e andremo a vedere le funzioni della nostra macchina. Attualmente, quindi, una volta accesa, vediamo queste bellissime immagini. Per far sì di far partire la macchina, perché in questo momento è in stand-by, dobbiamo semplicemente toccare lo schermo. Adesso qui vi avviserà che premendo OK si calibrerà il nostro carrello, quindi il carrello dove poi andrà messa l'unità di ricamo. Adesso la macchina è pronta. Quindi andiamo a vedere come prima cosa come caricare una spolina in modo corretto. Per caricare la spolina possiamo o mettere qui la nostra rocchetta con il bobbin fill, ma deve essere ovviamente una rocchetta piccolina, non grande come questa, e quindi puoi eseguire tutti i vari passaggi. Ma se noi non dobbiamo attualmente mettere una rocchetta piccolina, ma una così grande, basterà prendere un contenitore che sia un pochino alto, quindi inserirla così all'interno, metterla a fianco alla macchina e portarci su il filo. Poi la andiamo a inserire qui dentro in questo piccolo gancio di acciaio e andiamo qui nella tensione del filo, quindi questa rondella serve per la tensione del filo, la andiamo a passare in senso antiorario, il che significa che lo passiamo da sinistra verso destra in questo modo.
Un'altra cosa che dobbiamo fare quindi è prendere quindi la nostra spolina vuota e una cosa importante riguardo ciò, la casa costruttrice consiglia di utilizzare sempre queste in plastica e non in metallo, in quanto potrebbe rovinare quindi poi l'ingranaggio che si trova sotto e quindi poi la macchina non funzionare più bene, e di utilizzare quelle originali. In dotazione ne vengono date tantissime, poi se col tempo si usurano, si rompono, è facile trovare poi gli originali in commercio, insomma, qualsiasi parte. Un'altra cosa importante è come quindi poi inserire il filo qui all'interno, perché se lo andiamo a inserire male, finisce qui sotto e quando finisce qui sotto rischiamo che va nel motore rovinando appunto il motore. Quindi seguite bene questo passaggio, prendiamo il nostro filo e lo andiamo ad avvolgere in questo modo. Facciamo fare un 5-6 giri. Quando abbiamo finito, quindi di fare questi 5-6 giri, lo posizioniamo qui dentro. Qui c'è una piccola fessuretta, andiamo a inserirlo in quella fessura e così tirando si stacca il filo, questo qui in eccesso. Come vedete ancora non ci dà l'input per caricare la nostra spolina. Basterà spostare questa levetta ed ecco qui che è apparso appunto l'avvolgimento della spolina. Allora, qui abbiamo segno meno, segno più. Noi possiamo decidere di farla partire piano in un avvolgimento lento, così almeno controlliamo pure se si sta avvolgendo bene, oppure poi andando col più andiamo ad aumentare e diminuire. Quindi adesso diminuiamo, mettiamolo un avvolgimento lento. Avviamo, come vedete la nostra spolina sta partendo. Se qualcosa non va, basterà premere stop e si ferma immediatamente. Come vedete il filo è abbastanza teso, quindi andiamo avanti di nuovo e continuiamo all'avvolgimento. Possiamo anche aumentare. Ok. Quando finisce fa questo rumore, quindi da solo porterà la levetta indietro e qui lo schermo ritorna al menu principale. Quindi adesso basterà semplicemente toglierla e la nostra spolina è piena. Quindi mi raccomando, fate attenzione perché se il filo finisce qui sotto va nel motore rovinando appunto la nostra macchina. Questa è la spolina, guardate quanto me l'ha riempita bene. Poi ci mettiamo questo che ci è stato dato in dotazione, così che non si srotola se non ci occorre subito. Se ci occorre subito, invece, adesso andiamo a vedere come metterla quindi nel vano qui sotto. Apriamo, quindi spostando questa levettina qui laterale. Ok, allora la nostra spoletta deve essere posizionata così, quindi con il filo che va in questo verso, lo inseriamo qui perché deve fare un giro, quindi anti-orario. Lo inseriamo qui in questa fessuretta che ci troviamo qui sotto. Aspettate che magari avvicino un pochino. Allora, quindi la inseriamo qui in questa fessuretta, poi ci sono le frecce che ci indicano, facciamo fare questo giro e poi qui dentro.
Tiriamo in modo che così entra in tensione e andiamo semplicemente a spostare il filo e si taglierà perché qui ha una, c'è una piccola lametta che taglia. Rinseriamo il nostro cappuccio e la nostra spolina è inserita. Adesso invece andiamo a vedere quindi come inserire la nostra rocchetta superiore. Allora, questa essendo così, diciamo, non molto grande, la andremo a inserire direttamente qua. Quindi semplicemente la inseriamo e ci mettiamo il cappuccetto. Poi un'altra parte dove la dobbiamo andare a inserire è qui, in questo punto. Io ho scelto un filo nero in modo che così almeno cercate di capire, cioè vedere bene. Quindi la inserisco qui. Con una mano però continuo a tenere qui il filo per tenerlo un pochino in tensione. Lo faccio passare dietro. Poi qui abbiamo il punto numero 2, quindi scende. Il 13 di girare, torna su, arriva qui. Al numero 4, numero 4 deve girare intorno quindi al gancio che è qui all'interno. Scende, scende, scende al numero 5. Poi qui sotto abbiamo il numero 6. Allora, aspettate che ingrandisco e sposto un po' l'inquadratura così vi faccio vedere questo punto qui sotto. Ok, allora qui poi arriviamo a questo che è il numero 6. Lo facciamo passare quindi da destra verso sinistra, qui nel punto 6, in questo modo, ok, e poi lo mettiamo qui al numero 7. E qui di lato c'è la parte invece dove poi andrà a tagliare il nostro filo, quindi lo facciamo passare lì e si taglierà poi questo pezzo che è quello in più. Fatto ciò, non ci resta altro che abbassare il piedino, quindi aspettate che ricambio inquadratura. Ok. Per abbassare il piedino io andrò a schiacciare qui e il piedino si è abbassato. Per infilare l'ago invece devo schiacciare qui e da solo andrà ad infilare l'ago. È un'operazione quindi semplicissima, l'importante è ricordarsi di abbassare il piedino. Parte che poi comunque vi avviserà, quindi non succede nulla, ma è meglio evitare. Un'altra cosa importante riguardo l'infila ago è che noi in commercio abbiamo questi aghi. Questi aghi vanno dal 75 al 90. L'infila ago infila bene il 90. Ho sentito molti casi dove invece il numero 75 ha rotto l'infilago, quindi se dovete infilare l'ago a un ago da 75 io vi consiglio di non utilizzare l'infilago della macchina ma di inserirlo manualmente, così da evitare problemi, perché se l'infilago si rompe o se si sposta potete piano piano cercare di raddrizzarlo, ma se si rompe va sostituito tutto quel pezzo che avete visto che è sceso e lì costa abbastanza. Quindi magari per il 90 utilizzate l'infilago, per aghi più sottili fatelo manualmente, evitate rotture in seguito. Un'altra cosa che vi volevo dire è che questa macchina vi avvisa e si blocca quando il sottospoletta è quasi terminato. Questo per evitare che poi non ricami bene. Se utilizzate quindi le spolette originali, la Brother tranquillamente la macchina riesce a rivelare, quindi
a vedere quando è quasi terminata, altrimenti se utilizzate quelle non originale potrebbe non riconoscerla e quindi non dirvelo, non avvisarvi. Se invece utilizzando l'originale comunque non vi dovesse avvisare è perché ha bisogno di una manutenzione, quindi il sensore che si trova qui nella parte inferiore è sporco e quindi di conseguenza non rileva bene quando è finita la spoletta. Basterà fare una pulizia. Poi riguardo la pulizia della macchina farò un video a parte dove vi spiegherò appunto come pulirla. Per migliorare poi le prestazioni, perché ogni tanto vanno fatte anche delle pulizie. Ma adesso vediamo insieme invece le funzioni della nostra macchina. Allora, il menu principale si presenta in questo modo. Abbiamo ricamo e modifica ricamo. Essenzialmente, se le andiamo a vedere, la schermata del ricamo e la schermata modifica ricamo sembrano uguali, se non solo insomma per il cambio del colore e dello sfondo, ma in realtà ci sono delle piccole differenze, ovvero quando andiamo a fare il menu ricamo significa che il ricamo che andiamo a effettuare non ha bisogno di modifiche, quindi va bene così com'è e non dobbiamo modificarlo. Se dobbiamo fare una piccola modifica, anche semplicemente inserire la semplice imbastitura, viene considerata una modifica e quindi dobbiamo andare sul menu modifica. Ma adesso andiamo a vedere principalmente cosa abbiamo. Intanto vediamo nel menu di ricamo, così poi vi faccio vedere la differenza col menu di modifica, quali opzioni abbiamo in più, anche se da qui sembra appunto tutto uguale. Allora, andando qui abbiamo già diversi disegni che ci vengono proposti, quindi inseriti all'interno della macchina. Considerate che sono 5 pagine, infatti qui vi dice una di 5 pagine e qui ci sono quindi poi tutti quanti i vari ricami che già sono all'interno. Vedete, sono veramente tantissimi. Torniamo indietro col tasto ritorno, andiamo qui e qui poi abbiamo altri invece ricami che sono ricami un pochino più grandi, più importanti, tipo questi. Ritorniamo indietro, questi, diciamo, e qui quindi abbiamo vari ricami, altri ricami oltre a quelli che abbiamo visto prima, che sono dei ricami più piccolini, questi sono un po' più grandi. Chiudiamo qui. Qui invece abbiamo già delle lettere, quindi che sono impostate all'interno della macchina. Noi, se vogliamo fare una scritta con delle lettere un pochino più elaborate, andiamo qui. Oppure queste che sono altri font. Quindi altre lettere con dei font un pochino più semplici, sempre se vogliamo poi mettere e fare una scritta, basterà insomma sceglierne uno e poi digitare qui sopra. Allora, qui abbiamo la maiuscola, la minuscola, i numeri, i segni speciali e così via. Qui possiamo decidere la grandezza della nostra lettera. Qui possiamo capovolgerla, beh, in questo caso non ce lo permette, ma questo è il tasto di capovolgimento. E qui invece lo vediamo quindi sulla linea e poi la gomma per cancellare. Torniamo indietro.
Poi abbiamo queste forme, quindi se vogliamo inserire una cornice, una forma, un qualcosa all'interno del nostro ricamo, quindi cerchi, quadrati, rombi, ovali, rettangoli, insomma, qui abbiamo diversi tipici, ci sono anche tanti cuoricini simpatici. E poi abbiamo anche questi altri ricami, quindi questo è tutto ciò che già abbiamo all'interno della macchina. Ma adesso, allora, quindi questo è tutto il menu riguardo i disegni, tutto ciò che quindi abbiamo già all'interno della macchina. Qui invece cosa abbiamo? Abbiamo quelli che abbiamo salvato, quindi quelli che ci siamo portati dal computer o dal telefonino sulla macchina. In tal proposito vi volevo dire che possiamo importarci i disegni, quindi i ricami dal computer utilizzando una penna USB oppure questo cavo. Questo è il cavo, diciamo, che viene utilizzato anche per le stampanti, per collegare la stampante al PC e anche in questo caso per collegare quindi la nostra ricamatrice al PC. Questo cavo vi viene già dato in dotazione, quindi non dovete acquistarlo. E direttamente qui poi sul PC vi aprirà una finestra dove andrete a inserire il ricamo e ve lo ritrovate poi nella macchina. E in quel caso dovete cliccare qui. Ora non c'è nulla perché il cavo è staccato dal PC, ma qualora fosse qui, poi vi compariranno tutti quei ricami che avete messo appunto all'interno dello schermo che vi si è aperto del PC. Mentre per la penna USB, vabbè, qui dice che non c'è il supporto, non lo trova, mentre per scaricare i file dalla USB basterà cliccare su questo segno, che è il classico segno appunto della USB, e da qui poi vi ritrovate tutti i ricami che avete inserito nella vostra penna. Adesso torniamo indietro, andiamo su modifica ricamo. Qui, come prima, ci troviamo quindi tutti quelle 5 pagine di disegni, quelli un pochino più piccolini, disegni più grandi, elaborati. Quindi, come vedete, fino a qui è tutto quanto uguale. A voi vi chiedete, sicuramente mi chiedete, e dov'è la differenza? Adesso ve la mostro. Prendiamo un disegno, uno a caso. Vediamo, tipo, vabbè, prendiamo questo fiore. Ok, una volta che ho questo fiore, posso decidere quindi di girarlo, quindi specchiarlo. Non posso rimpicciolirlo perché vedete in grigio. E posso importarlo, quindi se va bene questo lato o lo voglio specchiare, dopodiché vado su qui e qui mi si apre un'altra schermata, un mondo, come dico io, perché qui abbiamo tantissime cose. Su questo lato troviamo quindi tutti i colori. Cliccando qui abbiamo quindi come viene poi sul nostro telaio riportato il nostro fiore. Qui sotto scegliamo la grandezza del telaio. Ovviamente l'unica grandezza che ci dà in questo caso è questo. Perché? Perché essendo un ricamo molto grande, questi altri telai più piccoli non vanno bene. Possiamo con la lentina andare ad ingrandire per vedere meglio il nostro disegno e rimpicciolirlo. Qui sopra, invece, quello che vedete qui è nient'altro che quindi nostra punta laser, perché questa macchina è in dotazione anche la punta laser, dove vi farà vedere esattamente dove poi passare
parte, inizia il ricamo. Torniamo indietro, quindi abbiamo detto, qui abbiamo il telaio, qui abbiamo tutta la lista colori, qui vediamo il primo colore che è questo che sta qui in alto. Quanti minuti ci mette per creare questo colore? Quindi per il rosa in questo caso sono 8 minuti. E poi, andando qui, possiamo spostare il nostro disegno più a destra, più a sinistra, più in alto, più in basso. Qui poi andremo noi in base a dove lo dobbiamo collocare. Sempre perché con il puntatore andiamo a vedere se siamo sul punto giusto. Qui ci dà le misure, quindi sia del telaio che dobbiamo utilizzare che del disegno. Qui invece andiamo sempre a verificare, quindi come posizionare il nostro disegno. Allora, qui possiamo decidere anche di, vedete, spostarlo su, giù, destra e sinistra, allungarlo se lo vogliamo più lungo. Quindi andiamo a modificare la forma del disegno allungandolo o restringendolo o allargandolo. Vedete? E queste sono tutte le modifiche che possiamo andare a fare. Andando avanti, invece, abbiamo questo che serve per la ruotazione. Se noi volessimo ruotare un pochino il disegno, possiamo ruotarlo di 1 grado alla volta, possiamo ruotarlo di 10 gradi alla volta o di 90 gradi. Andando qui, invece, lo riportiamo nella posizione che era inizialmente. Chiudiamo. E poi qui abbiamo una tavolozza di colori perché? Perché noi possiamo decidere di cambiare. In questo qua, caso è il rosa, quindi mettiamo che non mi piace questo rosa, lo voglio cambiare con quest'altro. Cliccandoci semplicemente sul colore, andiamo e lo cambiamo. Qui abbiamo 64 colori, 300 colori, cioè abbiamo poi tutta. Qui possiamo anche digitare, se noi abbiamo quindi i nostri colori, i nostri fili da ricamo hanno dei numeri, dei codici, possiamo anche già automaticamente andare ed registrare il codice. Qui abbiamo l'elenco dei colori che già attualmente sono inseriti. Insomma, e andiamo a digitare e a importare in base, così lo possiamo vedere pure in base ai nostri colori e come poi esce fuori il ricamo. Usciamo da qui. Questo per ora non ve lo posso mostrare in quanto, diciamo, è un solo disegno. Questo è per sistemare, quindi se abbiamo più disegni, quindi per sistemarli nello spazio, quindi riportarlo più volte. Ma in questo caso, essendo un disegno grande, rimane difficile. Questo è sempre per specchiarlo. Poi, se andiamo su aggiungi, possiamo aggiungere altri ricami. Quindi, magari prendiamone uno piccolino tipo questo, importa, ok, me lo vado a sistemare. Allora, mettiamo il caso che io non ne voglio uno, ma ne voglio due di questi. Quindi, cosa faccio? Intanto mi elimino un attimo questo qui. Vabbè, qui mi dice conferma che lo vuoi cancellare, scrivo sì. Allora, facciamo conto di questi, io ne voglio due. Cosa faccio? Vado qui. Io lo voglio dividere
Quindi faccio così, vado qui su coltello e me li sono divisi. Così ho due diversi, in modo che questo posso anche decidere poi di specchiarlo e di ruotarlo. Quindi andando qui lo ruoto, così, e me lo posiziono qua. In questo modo, vedete, faccio come fosse una cornice. Diciamo, quindi qui abbiamo le varie modifiche che possiamo andare a fare. Poi andiamo sul ricamo e poi, insomma, da lì, una volta fatto il ricamo, possiamo decidere se inserire quindi la nostra imbastitura, cliccando quindi qui, oppure no. Qui possiamo decidere se far fare il taglio filo oppure no, perché ovviamente questo è un ricamo già sulla macchina, quindi non abbiamo già impostato precedentemente tutte queste opzioni. A che lunghezza lo vogliamo far fare? Questo è per il puntatore. Momentaneamente non me lo dà perché non ho montato il telaio, ma qualora l'avessi montato, c'è il puntatore laser che punta quindi dove inizia poi il da dove inizia il ricamo. Poi vabbè, qui per poter andare avanti e indietro, quindi con i colori, con i punti, e qua è per posizionare quindi il nostro ricamo, è per vedere quindi la posizione del nostro ricamo sul telaio. Allora, adesso io vado a montare il telaio, così vi faccio vedere sia il puntatore laser che quindi poi come vedere il posizionamento appunto del nostro disegno sul telaio. Ok, quindi prendiamo la nostra teletta da ricamo, io posiziono sopra il telaio per vedere meglio dove andare a tagliare. In questo caso l'ho posizionato in senso orizzontale, non verticale, perché io ho anche acquistato altri telai più piccoli, quindi diciamo che tutta questa parte che mi avanza la potrò utilizzare sugli altri telai. Andiamo a svitare. Inseriamo quindi la nostra teletta in questo modo. Poi qui sopra, come potete vedere, ci sono queste due freccette, mentre qui sotto no. Quindi questo vuol dire che è la parte superiore, perché queste due freccette poi dovranno coincidere con le due freccette che si trovano qui sopra, in questo modo. Ok, quindi avete, diciamo, il senso è obbligatorio, non vi potete sbagliare. Poggiamo la nostra teletta, poggiamo il nostro controtelaio e andiamo ad avvitare. Poi ogni tanto diamo una tiratina qui per, vedete, mettere in tensione la teletta, stringiamo, tiriamo, stringiamo, tiriamo e proseguiamo così fino a che non abbiamo stretto abbastanza con le mani. Dopodiché dobbiamo prendere la sua chiavetta, quindi prendiamo questa che ci è stata data in dotazione ed inserendola qui andiamo a stringere il più possibile. Stringiamo fortissimo, ok, e andiamo a inserirlo quindi adesso alla macchina. Ma prima vi volevo far vedere. Vedete quanto è teso? Cioè, se io batto è come se fosse la parte di un tamburo, cioè deve essere veramente molto molto teso, perciò è importante comunque
non lesinare con la teletta e metterla abbastanza che esce tutta intorno. Ok, io nel frattempo il disegno l'ho un pochino rimpicciolito e modificato in modo che così entrava meglio anche su questo telaio, che è quello non grandissimo ma un pochino più piccolo. Allora tiriamo su il piedino della nostra macchina, andiamo a inserire quindi questa parte qui all'interno, facciamo scorrere. Quando sentite tin tin è arrivato, abbassiamo la levettina. Poi qui è comparsa una scritta dove dice che il carrello di unità di ricamo si sposterà, quindi bisogna allontanare oggetti, le mani, eccetera. Clicchiamo ok e l'ha messo in posizione. Ora vi volevo far vedere invece qui sullo schermo, quindi sia per il puntatore laser che altre cose che ha. Allora, per il puntatore laser, quindi andando qui sul puntatore laser, se notate qui si è appunto fatto vedere il puntino. Vedete questo puntino piccolino piccolino qui rosso? Ok, vedete? Quello è il laser. Invece, andando qui, vediamo adesso come, quindi la grandezza del nostro disegno, questo per posizionarlo bene, quindi poi sul tessuto. Quindi spostandoci qui, si sposta l'unità di ricamo e sempre il puntatore laser ci indica quindi il punto esatto di dove dell'area che delimita il disegno. Ok. E questo è il centro. Chiudo. Possiamo anche andare qui e da solo vi fa vedere, quindi senza che schiaccio io, vi fa vedere tutta l'area che delimita il disegno, così che siete sicuri di averlo centrato, siete sicuri che entra all'interno del vostro tessuto e se no, altrimenti basterebbe spostarlo un pochettino come vi ho fatto vedere prima. Comunque, fatto tutto ciò, il disegno è deciso e tutto quanto perfetto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare qui e decidere di salvare il nostro disegno. L'andiamo a salvare sulla macchina in questo caso, quindi salviamo il disegno sulla macchina. Usciamo da qui, ci dice, conferma che vuoi uscire, diciamo di sì. Andiamo sul ricamo andiamo qui dove c'è il disegno appunto dei salvataggi della macchina, ci prendiamo il nostro disegno, qua qui ce l'ha caricato, andiamo su ricamo ed eccolo qua, bello che è pronto per essere ricamato. Ora, vedete qui, a differenza di prima, abbiamo meno pulsanti perché qui non possiamo fare molte modifiche. Quindi, cosa possiamo fare? Qua, vabbè, ci fa sempre vedere il puntatore laser. Lo possiamo specchiare? No, perché è in grigio, quindi possiamo utilizzare solo quelli che sono in celeste. Possiamo quindi andare qui perché facciamo conto che la prima cosa che fa, vedete, è la nostra impastitura. Io magari la voglio saltare, quindi se vado qui, vado direttamente sul colore sotto. Mentre se io la voglio fare, ma non la voglio fare tutta, voglio fare magari un pezzo, lo voglio saltare, che faccio? Vado avanti. E quindi qui sopra, vedete, c'è questo piccolo più. Aspettate che magari allora questo piccolo più, se vedete, si sposta come
vado a spostare io, quindi se diminuisco, questi sono i punti che andrà a diminuire. Se invece aumento, il più aumenterà, quindi più 10 punti meno un punto, vedete qui infatti dice 18. Se io faccio 17, 16, perché sto spostando un punto alla volta, mentre se io faccio più 10 mi aggiunge 10 punti, se faccio più 100 me ne aggiunge 100. Quindi questo è per spostare il disegno. Diciamo che se non vogliamo fare una piccola parte di quel disegno, da qui possiamo quindi spostarlo. Oppure se abbiamo avuto dei problemi nel ricamo e quindi un pezzo non l'ha fatto e vogliamo tornare indietro, da qui possiamo quindi tornare indietro o avanti. Oppure a volte, non so se avete sentito altri video dove dice questo pezzo, perché qui abbiamo appunto i vari passaggi, questo passaggio non lo andiamo a fare adesso, lo saltiamo, lo facciamo dopo. Quindi che facciamo noi? Andiamo qui e andiamo direttamente al passaggio successivo. Poi dobbiamo fare quello, torniamo indietro e facciamo quello. Allora, qui sopra cosa abbiamo? Il puntatore laser che ci fa vedere che è sempre lì attivo. I punti che sono stati già effettuati, mentre quelli sotto in nero sono i punti totali da effettuare. Qui sopra i minuti che ci vogliono per fare tutto il ricamo e quanti minuti sono già trascorsi man mano che facciamo il ricamo. Facciamo conto che abbiamo fatto già una parte. Qui ti dice che hai fatto 76 punti, 10 minuti sono passati e è utilizzato già due colori di 5 perché erano 5 nella lista. Poi chiudiamo, quindi qui vedete la lista colori e qui vedete in quel momento cosa andrà a ricamare. E poi vabbè, se io vado qui, faccio ritorno e mi ritorna indietro e qui mi dice se voglio confermare eccetera, faccio ok e mi ritorna quindi a questo menu. Riprendiamo un attimo il nostro disegno, eccolo qui, andando qui sul ricamo, eccolo qua. E per iniziare il ricamo sarà sufficiente. Dobbiamo andare qui a basso piedino e dobbiamo cliccare qui. Se abbassiamo il piedino, questo diventa giallo e quindi dice puoi schiacciare e iniziare il ricamo. Ora non lo faccio perché non ho messo la stoffa sotto. Questo è tutto ciò che c'è da dire su questa macchina riguardo quindi le modifiche che possiamo fare sui ricami utilizzando direttamente la macchina e quindi come poi poter vedere il ricamo come esce, diciamo, col puntatore laser, dove parte, eccetera, sul nostro telaio. Ma per le impostazioni della macchina, come dobbiamo fare? Dobbiamo andare qui. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo diversi schermi. Abbiamo una pagina di 7. Questa è la prima di 7 pagine, perché noi qui possiamo decidere il posizionamento del lago, possiamo decidere quindi se lo vogliamo più basso, più alto, o mezza. Se vogliamo, se possiamo anche acquistare un mouse da attaccare alla macchina e quindi anziché utilizzare il pennino col mouse andiamo e facciamo direttamente sulla macchina come fosse un computerino. Poi c'è il sensore di filo, quello che vi dicevo prima. On vuol dire che è attivo, off vuol dire che è spento, quindi non vi rileverà il sensore di quando il filo è terminato sia del sottospoletta o se magari il filo superiore per qualche motivo è uscito fuori e quindi non andrà a ricamare perché manca il filo, se fate off non vi avviserà, con on invece vi avviserà sempre. Poi possiamo vedere, vabbè, il volume, qui decidiamo il volume del suono, quindi del beep quando noi andiamo
a cambiare, poi c'è la funzione notte, insomma qua abbiamo veramente tantissime, inseriamo la lingua, la luce come la vogliamo, se la vogliamo più o meno luminoso, io la metto al massimo, anche la luce dello schermo possiamo aumentarla o diminuirla. Poi qui, vabbè, queste sono tutte informazioni riguardo appunto della macchina. Allora, anche qua abbiamo i telai da ricamo, quindi possiamo fare le impostazioni di telai da ricamo. Abbiamo anche qui altre opzioni, altre cose che ci possono interessare, la distanza, eccetera. Poi, ok, niente, quello era il supporto USB, quindi no. Torniamo un attimo allo schermo principale. Questo punto interrogativo. Cliccando sul punto interrogativo si apre un menu dove abbiamo, diciamo, una sorta di manuale per vedere in tempo molto, molto rapido le funzioni, quelle più importanti, principali. Vedete, per esempio, per quanto riguarda appunto l'ago, come verificare se l'ago è dritto, insomma, qui ci dà delle informazioni, qui una sorta di manuale per vedere in modo più veloce come comportarsi in determinate situazioni. Vabbè, questo è per il piedino, premi stoffa e va bene. E vi volevo far vedere una cosa, però qui una cosa importante. Qui abbiamo come funzioni importanti che dobbiamo conoscere la velocità del ricamo, perché qui possiamo impostare quanto vogliamo che vada veloce, possiamo decidere di aumentarlo, questo è il massimo che possiamo fare. O diminuirlo, questo è il minimo che possiamo mettere. Questo perché io quello che consiglio è su ricami pesanti dove ci vogliono molti strati di stoffa, imbottiture, magari è meglio mettere una velocità bassa per evitare che l'ago si possa spezzare, perché andando velocemente su e giù comunque l'ago tende ad scaldarsi la punta e potrebbe rompersi più facilmente, e quindi il mio consiglio è di diminuire. Se invece è un ricamo semplice, cioè non è pesante, un ricamo leggero, possiamo anche tranquillamente aumentare la velocità così da finire anche prima. Poi abbiamo la tensione ricamo. Normalmente io questo non lo tocco, lascio la tensione che hanno impostato loro. Però se volete potete aumentarla o diminuirla. E anche l'altezza del piedino da ricamo. Questo perché? Perché come dicevo prima, se magari la stoffa è molto fina, potete utilizzare un'altezza, insomma, più lo potete abbassare un pochino il piedino. Se invece avete più strati di stoffa, quindi avete un bello spessore, potete alzare il piedino o lasciare né forte questo qui, che è la via di mezzo. Ok, io penso di aver detto tutto, poi fatemi sapere nei commenti se magari ho saltato qualcosa, se non vi ho spiegato. Ecco, per esempio qui possiamo mettere filo da ricamo, così che poi pure per la scelta del colore, quello che vi ho fatto vedere prima, se vogliamo cambiare i colori, da qui insomma poi rimane impostata la spoletta e trovare poi più facilmente il vostro colore da inserire. Questa è una pagina abbastanza importante. Questa è la visualizzazione del telaio, quindi fa vedere, vedete quanto. Qual è il telaio che volete che rivela la macchina? Ok,
Ok, e quindi questo è un po' tutto riguardo questa macchina, riguardo appunto le funzioni della macchina, l'infilatura e anche per quanto riguarda il telaio. Poi, man mano che andremo a fare dei lavori, vi farò vedere poi altre cose e soprattutto magari vari trucchetti per poter svolgere al meglio i vostri lavori. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!